Nelle strade di Ravello, sulla costiera amalfitana, un bambino di 7 anni ha dimostrato un atto di onestà straordinaria che ha commosso tutti. Il piccolo, nella giornata del 29 marzo scorso, mentre giocava con gli amici, ha trovato vicino al marciapiede un portafoglio contenente carte di credito, circa 200 euro in contanti e i documenti di identità di un turista danese. Senza esitazione il bambino ha consegnato il portafoglio a suo padre, decidendo di restituirlo al legittimo proprietario. La polizia locale è stata avvisata e in breve tempo il turista è stato rintracciato e presso gli uffici comunali il bambino stesso gli ha restituito il portafoglio. Oltre al danno economico, la perdita del portafoglio avrebbe potuto causare gravi problemi al turista danese, inclusi ostacoli per il suo viaggio di ritorno in patria e il blocco delle sue carte. Per riconoscenza, il turista ha offerto al bambino una ricompensa di 50 euro. Ma il piccolo ha gentilmente rifiutato. Per lui la gratificazione è stata quella di compiere un gesto di altruismo senza secondi fini, dimostrando un'esemplare integrità morale.